Aiuto le persone per beneficenza, tutte cose. Se c'è un bambino per strada l'aiuto io. Abbiamo aderito al progetto Città Impatto Positivo perché per noi il sociale è priorità. Abbiamo sempre dato ampio spazio a questo progetto che ora si allarga. È un progetto che lega l'imprenditoria con il sociale, quindi fare del bene ai nostri anziani, ai nostri disabili, però allargarlo anche alle scuole. È bello poi vedere le nostre associazioni, perché poi il progetto prevede questi pulmini che se ne fa carico il comune, però da chi vengono guidati? Da chi? Dalle nostre associazioni, dai nostri volontari. Quindi nasce anche un rapporto fra l'anziano, fra i disabili, tutto con la regia e con la disponibilità, con il cuore messo dentro dai nostri imprenditori, quindi una sinergia importante. Una comunità civile si distingue proprio in questo, nei momenti di difficoltà, con le categorie deboli, farle sentire tutti una famiglia. Sentire la propria città, il proprio luogo bello, renderlo più vivibile. Lo facciamo tutti insieme. Il nostro istituto ha un'offerta formativa che si caratterizza per l'impegno sociale e per lo stimolo nei confronti degli studenti, delle loro capacità di iniziativa e del loro spirito di imprenditorialità. Un tema importante in questo territorio è quella della mobilità garantita, che riguarda sia le persone anziane, ma riguarda spesso anche i giovani che hanno difficoltà a volte a raggiungere anche le sedi scolastiche. La nostra responsabilità come docenti non è solo istruire i nostri studenti, quanto soprattutto curare la loro educazione e formazione affinché diventino dei cittadini attivi, responsabili e solidali. Adottando quello che è l'approccio didattico del service learning, sia per loro una validissima occasione per interiorizzare quei valori indispensabili per diventare appunto cittadini attivi. Diffondere una cultura di impatto positivo significa anche dare ai ragazzi la possibilità di cimentarsi su aspetti diversi.